Signore e signori, buongiorno. Ci troviamo in piazza della Municipalità a Motta San Giovanni, ove insiste il Palazzo Comunale. Signor Sindaco, siamo all'ottava edizione del Premio Minatore d'Oro. Con oggi sono quattro sotto la sua amministrazione. Un commento. La novità dell'Associazione Minatori Mottesi. Un bilancio. Per ultimo, fra poco, la consegna del premio. Significato e motivazione sulla scelta odierna del premiato, ingegnere italiano. Prego. Io direi di dare priorità a questo. Intanto per la giornata che oggi è di festa, rinnova la memoria, il sacrificio dei nostri minatori e rinnova anche il sacrificio della città di Monte San Giovanni che a seguito e per causa della morte di quei nostri lavoratori, dei nostri padri, ha dovuto patire in tanti anni, in circa mezzo secolo, che vanno dall'inizio diciamo, degli anni 30 fino agli anni 80. Stamattina noi premiamo Stefano Massei, che è quell'ingegnere italiano che in Cile salvò i 33 minatori cileni. Perché li salvò? E noi abbiamo individuato in questa figura importantissima la genialità italiana, il genio del lavoro italiano. E io vi posso assicurare qui con noi stamattina che l'ingegnere Stefano Massei è di una semplicità, di una umiltà assolutamente unica. L'ingegner Massei venne contattato dopo che per circa un mese non si riusciva ad arrivare ai minatori cileni perché chiaramente conosciuto come il numero uno al mondo delle rivelazioni. Stava operando a 4.600 metri di altezza nelle montagne del Cile. Poi venne chiamato, lui si mise subito a disposizione delle autorità cilene e di quanti si stavano fino a quel momento stavano cercando di salvare i minatori. Riuscì con l'esperienza che era stata, gli derivava da tanti di lavoro, a trovare la soluzione tecnica che fece poi quella famosa capsula che tutto il mondo aspettò per la prima volta uscendo con uno dei minatori. Questa immagine che noi l'abbiamo scolpita, credo, l'abbiamo voluto onorare con un premio così alto livello, che è l'ottava edizione del mondo. Io ringrazio quanti si sono adoperati perché questa manifestazione riuscisse, credo che riuscirà una volta. La presenza di Gianni Pittella come rappresentante della comunità europea, come vicepresidente di quel Parlamento che in questo momento è nelle acque e all'interno di un meccanismo di economia fortissimo che vede anche le nazioni messe in difficoltà, quel presidente, quel vicepresidente, quell'assise viene oggi qui nella nostra città proprio per riconoscere a quest'uomo e anche ai nostri minatori il valore di quell'esperienza e il valore di quell'operazione. Noi lo ringraziamo, voglio soltanto che l'Associazione dei Minatori, che è quella che detiene la memoria dei nostri minatori con cui noi abbiamo lavorato benissimo in questi anni, è stata inserita all'interno dello statuto del Consiglio Comunale, è riconosciuta come associazione del Comune che ha una sua status giuridico che gli consentirà tra l'altro di operare come se fosse una parte. Noi riconosciamo, abbiamo riconosciuto l'importanza del lavoro di questa associazione e questa è un'altra delle novità di questa ottava edizione. Faremo anche una mostra fotografica per immagini, per lettere e per strumenti di miniera che vi posso assicurare i ragazzi della nuova compagnia di Tanto Montese hanno magistralmente messo in risalto. Quindi l'invito è a svolgere questa giornata di festa insieme a noi a gioire. Diamo atto al sindaco di questa grande manifestazione, che è una manifestazione sentita in tutto il mondo. Grazie.